La pesantissima scoppola subita domenica scorsa a Fratta Maggiore è stata analizzata nel chiuso degli spogliatoi dal vertice dirigenziale tecnico assieme ai giocatori. Mai più una prova del genere. Il Gela ha un blasone ed una sua identità. C'è modo e modo di perdere. Una sconfitta così devastante deve rimanere solo un incidente di percorso. Il direttore sportivo Giovanni Martello. È solo da chiedere scusa a società e tifosi e rimboccarsi le maniche in maniera seria, prepararci degnamente ad affrontare la capolista domenica. Purtroppo domenica è inutile negarla, abbiamo preso una sonora scoppola, una partita dove risulta difficile trovare qualcosa da salvare, anzi nulla. Dobbiamo però fare tesoro questa scoppola e ritornare con i piedi per terra, con umiltà e proseguire il nostro cammino, perché non siamo sicuramente quelli di Fratta. Le chiedo, direttore, il vertice dirigenziale è riuscito, se vogliamo, a metabolizzare la sconfitta? Noi abbiamo la fortuna di avere una dirigenza veramente di alto livello. È chiaro che il presidente ci è rimasto molto ma molto male, è stato molto ma molto deluso. Ieri in maniera serena ha espresso il suo pensiero alla squadra e da buon padre di famiglia ci ha, come dire, bacchettato, ma allo stesso modo ci ha rincuorato, ci ha dato quelle parole giuste per riprendere il cammino fin qui, diciamo, soddisfacente della squadra. Però, direttore, un punto nelle ultime due partite, una media retrocessione. Due risultati negativi, però non dimentichiamo che abbiamo fatto una striscia importante dove abbiamo espresso un bel gioco, la squadra è stata bella a vedersi. E quindi io ripeto, questa scoppola ci può essere utile perché ci fa ritornare con i piedi per terra, mi auguro e sono convinto, perché i giocatori sono degli uomini seri e sono attaccati alla maglia, ci farà ritornare quell'umiltà che ci consentirà di proseguire, ripeto, degnamente il nostro percorso. Ricordo a tutti che siamo a soli 3 punti dai playoff e quindi dico, questo campionato non è al momento così deludente come qualcuno vuole fare credere.